Ciao a tutti, sono Yelenia e questo è Chiacchiere Letterarie. Questa non sarà una recensione solita, almeno non una recensione del tutto normale. E il motivo dipende proprio dal libro che voglio recensirvi. Oggi infatti vorrei parlarvi del Circo della Notte di Erin Morgenstern. Cos'ha questo libro di diverso dagli altri e perché questa recensione non sarà solita? Il motivo è semplice, forse più del libro stesso ciò che cambia in questa recensione è quello che ho provato leggendo questo libro. Ho praticamente appena finito di leggerlo. Poche ore fa ho chiuso l'ultima pagina e appoggiato definitivamente il libro, eppure sento di non essere ancora uscita del tutto dalle sue pagine. Forse avrete già visto il video di Taika sul trauma da separazione, ovvero cosa succede quando si finisce un libro. Ebbene, io credo di essere proprio dentro la prima fase, cioè la disperazione nera, per la fine di un libro. Però devo essere sincera, non è una disperazione brutta. Ma partiamo dall'inizio. Che cos'è il Circo della Notte? Il Circo della Notte è, come dice appunto il titolo, un circo, ma un circo veramente particolare. È un circo infatti dove l'abilità, il prestigio, l'illusione si mischia alla magia, ovvero la magia in tutte le sue forme, la magia di illusione, la magia di manipolazione, la magia di divinazione. È un circo che gira per tante città del mondo, che non sta mai fermo più di un certo tanto in una città, e i suoi membri, cioè i suoi circensi, hanno abilità particolari e diverse l'uno dall'altro. La cosa però più particolare ancora di questo circo è che in realtà è stato creato come base per lo scontro tra due maghi. I due maghi in questione sono Celia, figlia di Prospero l'illusionista, un famosissimo illusionista che gira il mondo, e Marco. La cosa che caratterizza questi due maghi è che fin da piccoli sono stati addestrati appunto per sfidarsi in una sfida di magia, di cui però ignorano quasi totalmente ogni regola. La sfida è stata creata per loro da Prospero l'illusionista, ovvero il padre di Celia, e un misterioso mago di cui conosciamo pochissimo se non che veste di grigio, che si è occupato dell'addestramento di Marco. Tutto il libro quindi è focalizzato su questa sfida tra i due maghi ed è impregnato di magia, di mistero, di fascino. Noi conosciamo veramente poco di quello che sono le abilità dei due maghi all'inizio e quello che sanno fare ci viene rivelato solo poco a poco, pagina dopo pagina. Il terreno di scontro è appunto, come vi dicevo, il circo. E i due sfogano, dimostrano la loro abilità creando nuovi tendoni e nuove attrazioni di questo circo. Ciò che però i due maghi che hanno lanciato la sfida non avevano previsto è che Marco e Celia si innamorano. Quindi questa in realtà non è solo una storia di magia, ma è una delle più struggenti storie d'amore che si possano leggere. Ma direi che con la trama è meglio se mi fermo qui, perché non voglio rovinarvi poi la lettura. Più che altro vorrei parlarvi di quella che è l'atmosfera e le impressioni che questo libro lascia al lettore alla fine della lettura. Il Circo della Notte infatti è caratterizzato da uno stile semplice eppure pregno, denso, di colori, di musica, di suoni, di sensazioni. È uno stile che riesce a catturare, travolgere al punto che dal momento che si inizia a leggere è quasi impossibile interrompersi di propria spontanea volontà. Io infatti ho iniziato quasi per caso, perché se seguite la pagina Instagram avete visto che ho comprato questo libro in un negozio dell'usato, ma più che altro perché ne ho sentito parlare. Ho iniziato ieri sera e non sono riuscita a smettere finché non sono arrivata all'ultima pagina. Ho iniziato in modo un po' scettico, ma a poco questo libro mi è entrato dentro, mi ha travolta, mi ha conquistata totalmente. È proprio la magia che trasuda da queste pagine, l'elemento che tocca così tanto il lettore, ma non solo, sono anche i personaggi, i sentimenti che questi personaggi provano e il modo in cui lo esprimono, a partire appunto da Marco e Celia, e il loro modo di esprimere questi sentimenti è appunto la magia. E le creazioni che fanno, ogni nuovo tendone che lo raggiungono a questo circo è un simbolo, una proclamazione dell'amore che provano. E sono uno più bello dell'altro questi tendoni, si va da un tendone ghiacciato a un tendone dei desideri. E il lettore viene
praticamente calato all'interno di questo circo. Fra l'altro, a parte la storia passata, cioè quella che riguarda Celia e Marco, l'autrice ogni qualche capitolo intervalla la storia con un racconto di come vivresti il circo tu stesso se ci entrassi adesso. Quindi usa una narrazione quasi diretta, rivolgendosi direttamente al lettore e dicendogli che cosa sente, che cosa prova, che cosa vede quando mette i piedi dentro questo circo. Il Circo della Notte, fra l'altro, è un circo costruito in bianco e nero, ovvero i suoi tendoni sono fatti a strisce bianche e nere, il suo pavimento è ricoperto di una polvere bianca, in alcune zone di una polvere nera, e anche l'interno di ogni tendone richiama appunto questi colori, o il bianco o il nero o entrambi. Gli abiti stessi dei personaggi sono o bianco, o nero o grigio, e nonostante l'effetto di un intero paesaggio in bianco e nero dovrebbe spegnere tecnicamente la scena, invece questo elemento la colora ancora di più. Non saprei spiegarlo esattamente, ma è come se il bianco e il nero, invece che essere banali, semplici, fossero in realtà vivi, pulsanti, come lo sono i personaggi che lo vivono, che percorrono il circo. Accanto a Marco e Celia, l'autrice inserisce tutto un ventaglio, una rosa di altri personaggi le cui vite si intrecciano a quelle dei due maghi e che spesso dipendono appunto da quello che i due maghi fanno. Tra i vari personaggi ci possono essere altri maghi, divinatori e, fra tutti, forse i più interessanti, i più simpatici e i più importanti, sono due gemelli che nascono proprio il giorno dell'apertura del circo e la cui vita è quindi totalmente influenzata da questo circo e da ciò che gli succede dentro. Un altro personaggio che interviene all'interno del romanzo, che all'inizio fra l'altro interviene in modo molto misterioso e non sappiamo come la sua vita si intersecherà con quella di tutti gli altri circensi, è un ragazzo, Bailey, che ha la caratteristica di essere cresciuto in una fattoria ma di sognare, di saper sognare in grande, di desiderare una vita fatta di avventure, una vita fatta di mistero, di magia, cosa che lo porta sulla stessa lunghezza d'onda del circo appunto. Un'altra cosa molto simpatica è che il Circo della Notte, anno dopo anno che si esibisce nelle varie città, è riuscito a raccogliere tutta una serie di appassionati che si fanno chiamare rêveur, perché in realtà il Circo della Notte si chiama Cirque de Rêve, ovvero Circo dei Sogni, e i suoi appassionati si chiamano appunto rêveur, cioè sognatori, e sono delle persone che amano a tal punto il circo da decidere di seguirlo, cioè da decidere di partire in tournée col circo e di tentare di raggiungerlo in qualsiasi località e questo si esibisca, questo finisca. I rêveur sono persone che girano praticamente tutte con dei segni distintivi, ovvero vestite di nero e con un elemento colorato, cioè un rosso o insomma un colore molto forte, perché si sentono sia totalmente immersi nel circo e quindi vestono o di nero o di bianco perché sono parte di questo circo, sia però persone e entità leggermente distinte, quindi portano questo colore differente, acceso, come per esempio il rosso, proprio per far notare che adorano il circo, lo amano, ma ciononostante sono sempre leggermente esterni rispetto a questo circo. Io ho cercato di radunare un pochino tutti gli elementi che mi venivano in mente su questo romanzo, anche per farvi un po' venire voglia di provarlo. Sicuramente non sono la prima che ne ha parlato, anzi, è un bel po' visto che questo titolo circola in vari blog e in vari canali e dopo averlo letto devo dire che capisco perché moltissime persone sono rimaste così emozionate, così appassionate a questo romanzo, perché veramente regala un'esperienza di lettura a tutto tondo, a 360 gradi, coinvolge qualsiasi senso, qualsiasi emozione e sensazione possiate provare. Spero che la recensione vi sia piaciuta, se avete letto questo romanzo io vi invito a scrivermi nei commenti cosa ne pensate, come lo avete trovato, se anche a voi ha conquistato così tanto come ha conquistato a me. Per il momento io vi saluto e vi ringrazio per essere arrivati fino alla fine e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!